Urbe, Trafficus, Caciara, Popolo, Negozio, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherri madea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti, sprave, barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR droga, SPQR body, SPQR droga. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in diga tutto Rappus, madrone e minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su Radio Marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Questa sera ho voglia di una bella bistecca saporosa, bellissima, va bene? Per mia solo frutta e verdura. Ma perché, che sei a dieta? Basta carne. Ma perché ti spaventa? Hai sentito dire quelle voci che vengono dalla Britannia sulla mucca pazza? Tutti sono pazzi, ah. Ma io non posso più ammettere che si ammazzino gli animali per mangiarli. E contro i miei principi morali. Ma che dici? Gli animali stanno al mondo per essere mangiati, la parola stessa lo dice. Animali. Gli animali stanno al mondo per vivere, come noi. Se improvvisamente dal cielo arrivassero altri uomini per venirvi a mangiare, tu cosa diresti? Che siete pazzo furioso, nonno? Sì, ora arrivano altri uomini dal cielo. Ma perché sulle stelle che ci abita? Nessuno. Perché nessuno ha mai visto gli abitanti. Sì, vabbè. E come sono fatti? Sono verdi, con le antenne sulla testa. Tu donno! E poi c'hanno le braccia lunghe, le dita lunghissime come serpenti! Scanzatene, Zeus, che schifo! Sballavo, nonno. Il mio giovane allievo Luca Appio, anche lui si è convertito all'animalismo e crede che la luna sia abitata. Voi lo state rovinando, stupicciriddo. È vero, stupicciriddo sta diventando un mezzo sballato. Basta, lasciatelo in pace con tutte queste teorie. Io già ho i miei guai con la famiglia, va a finire che quelli mi incolpano di aver fatto diventare un ragazzo rachitico per colpa sua. A quest'ora ti sei alzata? Mi sento un po' di nausea. C'ho pa' carne. Ma se le dasse, ieri sera una ciancia di pesce si mangiò. Anche il pesce con la carne? Non va mangiato? No, va mangiato, perché il pesce contiene memoria. Mi gira tutta la testa, mi sento svenire. Portami l'erba, vicinita! Concinta, Concinta, non so, mamma, rispondi! Madonna, presto, vai a chiamare un medico! Allora, dottor Lo Stomaco. Ho capito tutto. Trattasi di una malattia grave? No, signora, sono cose che prima o poi capitano a tutte le belle ragazze. E anche alle racchie. Ah, vai, dottore, che non ci lasci così in ansia. Ecco, come dire, secondo me la ragazza ha assaggiato il cefalo. Ecco, ve l'avevo detto io, il pesce è una carne che non deve essere toccata. Donne, donne, quando darete ascolto a uno che sa? Veramente non parlavo di quel tipo di cefalo, ma di un altro pesce, non di mare. Di lago? No. Di fiume? Nemmeno. Signori Pitagora, trattasi di pesce in senso metaforico. Ho capito. Il pesce che non è né di lago, né di fiume, né di mare, è il pesce! Sì, è proprio quello che volevo dire con un delicato giro di parole. Voi mi state dicendo che la mia pecceretta... È incinta, eh! Peggio me nervo! Ecco fu lo scastrovato che ha desolato mia nipote, io l'ammazzo, lo scanno, che ci pagliotti con le stesse mani mie! Nonno, statevi calmo! No, no, perché io sono un pazzo, in un pazzo, in un pazzo di Concetta! Ecco fu! Ma che cos'è? Un regalino per te. Mo sorbole, ti sei ricordato del nostro anniversario? E chi se lo dimentica, Poppea? Correva l'anno... Non lo dire! A solo sentirlo mi invecchio. Mi hai preso che ero una bambina. E dagli con sta storia della bambina. Ti ho preso che eri già una gran paraventa. Anzi, a dire la verità, sei stata tu che hai preso me. Ti ricordi? Io sono entrato nella bottega del barbiere Amedeo di Ravenna
e tu ti sei avvicinata dicendo: serve un servizietto alle mani. Eri manicure. Io ti fissai e l'occhio mi cadde sulle tue bocce di marmo che debordavano dal grembiulon e dissi: au. Esatto, dissi proprio au. Tu allora mi hai portato nel fondo della bottega, hai chiuso la tendina e... E che cosa? E ancora oggi che ci ripenso mi viene ancora voglia di dire au. Certo che tu sei sempre molto romantico, ma cosa c'è qua dentro? Una sorpresina che viene direttamente dalla Gallia. Un bijou! Insomma, talaga. Ma che è sta roba? Come direbbe il giudice Seneca, è roba di grandissime libidine. Un completino intimo per i nostri momenti intimi, Poppy. Ti rendi conto che è una roba totalmente inutile, dato che i nostri momenti intimi sono inesistenti? Appunto. Magari con sta raffinatezza gallica ricominciamo a prendere ritmo. Dai, 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 fatemi vedere come... Va, fammi vedere come ti sta, dai. E come vuoi che mi stia? Più che una manicure sembrerò una massaggiatrice. Au. E io che speravo che ti presentassi con un anello, un brillante serio, e invece un paio di mutande. È il pensiero che conta, papà. Appunto. Arrivo! Avvocato Apo, è proprio lei che cercavo. Che c'è, Pitagora? La vedo agitatissima. Lei ha presente mia figlia Concetta? Io sì, è lei che non ha presente me. Quando la incontro per le scale non saluta mai. La bambina è riservatissima e non dà confidenza a nessuno. Vabbè, che c'entro io con sua figlia? C'entra, c'entra. La mia bambina mi si gonfiò. Come si gonfiò? Si gonfiò. Forse troppi fagioli? Sì. Pita, capisco. Avvocato, si faccia un esame di coscienza. Non faccia la sibilla cumana, su! Stamattina mia figlia ha avuto un cono. Si è mangiato un gelato? Che gelato? Ha avuto un cono. Ah, un conato! Un conato. Ma non può essere per colpa di un fagiolo. Ma perché lei pensa che i fagioli sono più di uno? No, ma mi sembra più plausibile. Avvocato, non faccia il furbo! Il fagiolo in questione è targato Appo. Ma lo escludo, Pitagora, non c'ho mica l'orto. Ma c'ha Mario. Ma che c'entra Mario con sto fagiolo? C'entra, c'entra! È stato suo figlio Mario che mi ha gonfiato la figlia, ha capito? La quale siamo di 2 mesi! E questa è una tragedia greca. Io a suo figlio Mario prima l'ammazzo e poi morto stesso gliela faccio sposare. Certo, il suo figlio è un bel tipetto. Da confidenza a nessuno, ma mio figlio Mario gliela ha data. E come se gliela ha data? Fu presa dal desiderio. Beh, era meglio se faceva la zuppa dei fagioli. Al massimo gli veniva a armar de panza. Non faccia finta di non capire, che cosa dobbiamo fare? Che vogliamo fa? Ma siamo proprio sicuri che il facciolatore in questione è mio figlio? La bambina, giurò, sotto tortura. Certo, voi del sud su queste cose siete professionisti, bisogna proprio lasciarvi stare. Suo figlio Mario lo deve pagare. Se ha sbagliato, pagherà. Cesarino, ti torna in mente niente? Signorina, per favore, si rivesta, no? Ma che... Ite! Che giornata oggi. Dai, vai, 3-4, vai! 4-4? Oh, quanto si vince con 5-4? 10.000 sesterzi. Giove mio, faccia sta grazia. Di. Eccolo qua, è un qua, è un qua! E tu sei mio, perché lo vedi è un 5? Ammazza che iella! Sto gratta e vince, una fregatura, non si vince mai, eh! Invece che gratta e vince dovrebbero chiamare gratta e perdi. No, guarda, in un paesino dell'Abruzzo hanno vinto una bella cifra, eh! Che non lo sai che l'imperatore ha detto che non paga più? Hanno vinto troppo! Buongiorno, avvocato, buongiorno! No, per cercarti ho fatto il giro dell'università. Pensa che i bidelli sanno manco chi sei, non gli risulti. Sozzoticoni, stanno a scaldare il banco! Tu invece stai al bar a scaldare il bancone, che Giove te fulmini! No, scusi se mi intrometto, ecco, guardi, suo figliolo stava ripassando proprio con noi l'ultimo esame di statistica. E che statistica se studia sul testo del gratta e vinci? Papà, non t'arrabbia, il gratta e vinci è un classico esempio di statistica applicata, stavamo facendo un'esercitazione pratica. Falla finita, imbecille, falla finita. Vieni qui. Io e il signor Pitagora ti dobbiamo parlare di una cosa gravissima. Imbecille. Seduto. Senti, ti domando una domanda, rispondimi una risposta. Tu e mia figlia Concetta avete... Abbiamo? Non fare il finto tonno. Avete sì o no? Papà, io a questo non lo capisco. Perché? Il signor Pitagora è stato chiarissimo. Tu e Concetta, avete o non avete fatto? Abbiamo fatto che? Concetta, sua figlia, ce l'hai presente? Aspetta un bambino! Giove tutti gli dei dell'Olimpo
Senti, sei tu il fagiolo? Porto la bene! Via! Vogliamo niente! Senti, sei tu il padre del mio futuro nepote? Come può? Non lo so. Mater sempre certa est, pater non se sa. Beh, pure questo è vero, No, sì, Pitagora. Come? Che cosa vorreste insinuare? Che mia figlia Concetta è stata con un altro uomo? No, ma nessuno insinua niente, però è una possibilità. È statistica, signor. Senti, io adesso qua davanti a tuo padre te stacco naso, orecchie e gola, va bene? Te lo chiedo per l'ultima volta, tu e mia figlia Concetta siete stati insieme sì o no? Sì, ci sono stato. Sento male. E quante volte avete... Una, papà. Una volta sola. Sì, ma decore. Una botta da pacca. Magari fosse così col gratta e vinci. Senti, adesso che tu hai confessato le tue colpe, adesso tu ti prendi tutte le responsabilità, va bene? E cioè? Concetta, sua figlia, ce l'hai presente. Te la devi sposare. Papà, ma io sono ragazzino. E io che ce posso fare? È finita la pacchia, bello. Te la sposi. Adesso mi puoi chiamare papà. Da questo momento tu sei mio nuoro. Sì, e io desassari. Sono proprio contenta che Mario si sposa. E poi non vedevo l'ora di avere un nipotino. Sì, pensa se parla siciliano che paura. Alessia, piantala. Non affondare il coltello nella piaga. Ma quale piaga? Il siciliano è una lingua bellissima. E poi profuma di limone. Lasciamo perdere, va. Che imbecille. Ma papà, mica l'ho fatta apposta, Comunque tua moglie è proprio una troglodita. Non cominciamo a offendere, Scusa, ma a voi vi pare che una ragazza moderna non prende delle precauzioni? Quali precauzioni? Ma papà, ma quando uno fa l'amore... Ma, scusa, ti pare discorsi da fare davanti al fratellino? Stai sereno, papà. Io so tutto della vita. E se volete il mio parere, l'unico troglodite in tutta questa storia è sto carciofone di mio fratello. Oh, io ti ho rivolto il tavolino in faccia, te, capito? No, c'ha ragione Luca. Mi associo alla sua definizione di carciofone. Ma che ho fatto di male, oh? Ma che pure... Non ti sei laureato, non c'hai uno straccio di lavoro, non c'hai né arte né parte. Mi spieghi come pensi di mantenere una famiglia? Vabbè, ma noi che ci stiamo a fare per aiutarlo? Noi? Vuoi dire io? Ma io mi sono stufato e mando avanti tutta sta baracca, va bene? Ci sta pure la famiglia Pitagora, no? Sono benestanti. Ecco, appunto, i Pitagora. Ma io dico, con tutte le ragazze che ci stanno a Roma, tu me vai a ingravidare la fia del Piuburino, Truffaldino, Inciucione, carciofone della capitale? Ma Cesare, tiette! No, che non me tengo, no! E da quando è venuto a vivere sto carciofone in questa casa io non campo più e mo me lo ritrovo pure come consuocero. È tosta, È molto tosta, Mario, tostissima! Cena insieme, festa di compleanno insieme, vacanze, e ne te nascerà tuo figlio, e perché non magna, e perché non dorme, il ragazzino, c'ha la febbre, dagli la tetta! Oh, e stringiamo, capito, Concludo. Mi tocca subito, ma il resto dell'idea di Luca che c'è un fio carciofone, come il suo futuro suocero. Grazie della stima, papà. Basti 5. E fagliacela. Faccelo, torci. E dai, Cesare, vedrai che il pupetto assomiglierà tutto a te. Ce puoi giurare. Ecco. Adesso però famo un bel brindisi. Al futuro, papà. Evviva mio nipote! Evviva. Evviva. Oh, se nasce maschio lo chiami Cesare, Che bella. Un quasi antico. Ma quando arriva? Arriva, perché se non arriva gli taglio le orecchie, E io ci taglio io. Nonno, per cortesia, stiamo calmi. No, perché con l'onore di mia nipote io non ammetto furbizie. Arrivate. Mi tremano le gambe. Oh, che bella sorpresa. L'avvocato Appio e suo figlio Mario. Ma che sorpresa è? Scusa, ma non li stavamo aspettando. Caro amico Pitagora, sono venuto a disturbarla nella sua dimora perché mio figlio Mario ha da comunicarle una notizia di grande importanza. Una notizia di grande importanza? Quale sarebbe? Però andiamo di là, se no qui famo notte. No, avvocato, il rito e va fatto secondo tradizione, anzi io mi devo mettere qua vicino alla mia famiglia. E rito. Figlio mio, vuoi annunciare ai qui presenti membri della famiglia Pitagora la buona notizia? Sì, padre, ardo dal desiderio di comunicare questa lieta novella. Sono qui per chiedervi umilmente la mano di vostra figlia Concetta, che amo di un amore tenero e sincero. Oh, dei dell'Olimpo, mi sento svenire! La mano di mia figlia Concetta! Tastarecchio, dopo tasta. Concetta, sentiste? Questo giovane chiede la tua mano. Wow!
No, non si dice così, wow. Il rito dice, padre, lascia a voi la decisione. Che te lo dico a fare? Tanto tu hai già deciso, papà. Ma sì, ha ragione la signorina. Facciamo sto scambio degli anelli e se ne parla più. Il rito? Signore, il rito lo abbreviamo, anche perché sua figlia è incinta, se continuiamo così finisce che ci partorisce che stiamo ancora a parlare. Dai Mario, forza, tira fuori l'anello. Questo è impegno del mio amore. È roba autentica? Certo, mica l'ho comprato da lei. Concetta, hai la mia benedizione per poterti maritare il giovane Mario Appio. Evviva! Amore mio, ce l'abbiamo fatta! Veramente ce l'avete fatta, a noi, e ce l'avete fatta pure grossa. Cesare, scusa, ma perché parli così? Signorina, la prego, mi dia del lei. Sono pur sempre il padre dello sposo. Appunto, stiamo per diventare parenti. Anzi, sto per darle un bellissimo nipotino. Avvocato, a proposito, ho deciso. Se nasce maschio, lo chiameremo Salvatore, come a me. Se nasce maschio si chiamerà Cesare. No, lo chiameremo Salvatore. Toto Nuccio. Ma che pesce, signore. Oh, senti un po', se permettete, sul nome di mio figlio decido io. Ebbene, lo chiamerò Ovidio, come il mio autore preferito. No, scusate, anche figlio mio, io lo chiamerei Abel, come centravanti da Roma. E perché no Aristotele, come il filosofo greco? Sballavo, nonno. Scusi, Aristotele andrebbe bene se fosse armatore. Io adesso non è che voglio ziste, perché sembra che c'è chissà. Cesare! Salvatore! Toto Nuccio! Abel! Ovidio! Aristotele! Ma cominciamo proprio bene. Pensa quando arriviamo a parlare da Adore. Le nozze sono state fissate tra 21 giorni. Il ricevimento dove lo fate? A me piacerebbe tanto al Grand Hotelus. Mi sa che a tuo padre però non gli piacerebbe. Quella è in Tirchione. Pensa che infatti lui aveva prenotato in un'osteria proprio in periferia. Da un certo oste chiamato Erbuiacca. Oh, ma sapete chi è Erbuiacca? È l'avvenatore della via Salaria. Quello che invece ti dà il coniglio dai cosci di gatto. Meno male che poi il nonno si è arrabbiato e ha detto: nella vita ci si sposa una sola volta. Quindi non bisogna badare a spese. E allora, siccome c'ha dei bottus messi da parte, me ne darà qualcuno per il banchetto. In viaggio di nozze invece dove andate? Andiamo a Capri. E tuo padre che ha detto che era meglio la Dispoli? No, non ha detto niente, perché tanto lo paga suo padre. Buono pure quello, non sapete che ha detto. Ma che dici, non è meglio evitarlo sto viaggio di nozze? Mia madre un altro po' lo mena. Ma voi due vi sposate perché tu aspetti un bambino? Ma Domitilla, perché sei sempre così cretina? Sempre la stessa, eh? Perché mi sembra che Concetta ha un po' di pancia. Ma che ci posso fare? Mica tutte hanno un fisico perfetto come il tuo. Lo so. Ciao ragazzi. Ciao, ciao amore. Ciao. Andiamo che ci aspetta il giudice. Ah, dimenticavo. Ciao ragazzi. Ciao. Prima di dare inizio a questa cerimonia che precede di 21 giorni la data delle nozze, vorrei ringraziare le famiglie Appio e Pitagora per avermi scelto come cerimoniere. Colgo inoltre l'occasione per ricordare ai padri dei futuri sposi che detta cerimonia costa 5.000 sesterzi, pagabili brevi mani alla presentazione della fattura. Tac! Ah, famo a fidarsi. No, non stiamo a fidarci. Diciamo che io, essendo di origini padane, sono un uomo preciso. Di conseguenza, presentarsi con la fresca. Mi chiedo scusa, signor giudice, ma io non mi immaginavo che dovevamo pagare. Fortunatamente c'è, me l'anticipa lei che poi dopo ce li do. Ma che ci avete preso per la Banca di Roma? Agù, come sta messa a contanti? Come un lavabiche polacco. Ma visto che il giudice Seneca è così simpatico e vuole essere saldato, in attesa dei contanti gli si può anticipa questa. È firmata Bulgarus. Ma gli avevo proprio da? In faccia gli darei. Ottimo giudice. Bene, brava signora. Così adesso siamo tutti più tranquilli. Tac. E adesso che si appropinquino i futuri sposi. Venite. Allora, tu Mario Appio e tu Concetta Pitagora, cittadini dell'impero, siete disposti a confermare la vostra promessa davanti a questo rappresentante del popolo romano, che voi avete l'intenzione di unirvi in matrimonio? Ditelo, giuro. Lo giuro. Giudice, potrei parlarle in privato? Avvicinati. Veramente ci sposiamo perché Concetta è incinta? Quella,
Allora non serve il viaggio di nozze, hai già timbrato la pratica. Voglio dire che più che una libera scelta è un atto dovuto. Ho afferrato il concetto, ma queste sono motivazioni personali. Io sono qui solo per presenziare, non mi interessano. Comunque, visto che sei ancora in tempo per darti la gambe, dimmi la verità. La Concetta, tu l'ami o no? Sì. Allora sei irrecuperabile, sei fabbricato. Sposati e che Giove ti assista. Lei è contrario al matrimonio? Al mio sì. E a quello degli altri? Senti, amico, voglio dirti una frase. Ricordati che le donne piangono al matrimonio, gli uomini dopo. E adesso, guarda, dillo, giuro, perché io c'ho il richiamo dell'abbacchio che mi circola nel ventre. Hai presente? Sono una fame bestia. Vai a dirlo, giuro, vai. Giuro. Bravi. Allora, Concetta Pitagora e Mario Appio, da questo momento siete fidanzati alla regola. Tac! Basta così, basta così, non esaltatevi. Se vi nascerà un figlio, lo chiamerete Giulio, sì? Venite qui alla mia destra, vista da sinistra c'è reparto maschio uomo sposo. Questa è tutta roba usata? Sì, però un solo giorno, il giorno dei nozzi. Questo vestito l'ha usato niente di dopodomani di meno che Fulvio Laganà. E chi è? Un mio concittadino, la quale non badò a spese. Laganà, una famiglia di costruttori. Monnezzari, roba seria. Oh, ma te pare che mio figlio lo manna a sposare con un vestito che si è messo lo spazzino? Perché no? No. Augusta, a me sto matrimonio già mi costa una cifra. Parla piano. Non me ne frega niente, quindi non ci allarghiamo e cerchiamo di risparmiare dove è possibile. Capito. Bene. Quanto ci metterebbe? Ma ci faccio un prezzo scontatissimo. Ecco, siccome io invece mi preoccupo, vorrei sapere quant'è sto prezzo scontatissimo. Con me avete fatto un terno all'ambo. Sconto del 50%. Ah, oh, è buono. Buono un par de ciufoli, dipende dal prezzo base. Quant'è? 1000 sesterzi. Di prezzo base? No, c'è scontato. Cioè, sto straccio costerebbe 2000 pippi. Avvocato, questo è un modello esclusivo. Di chi, Giorgio Armanus? Fratelli Cucurullo persiani napoletani. Ho capito. Offro 500 sesterzi compresa la tintoria, perché questo puzza ancora del Monnezzaro Laganà. Collega, facciamo 900. 450. 600. 300. Allora lei si vuole proprio approfittare, eh? Senta, Pitagora, o lei mi dà sto vestito a 200 sesterzi o io faccio saltare il matrimonio, perché mo m'ha proprio stufato, eh? E basta! Questo è un ricatto bello e buono, anzi non tanto bello. Comunque, per il bene dei sposi, 200 sesterzi, avanti, prendete. Grazie. Comunque, questo vestito non è che porta tanto bene. In che senso, scusi? Io non sono superstizioso, non ci credo, sono incredibile, però il giorno dei nozzi Laganà ha avuto un coccolone. Che specie di coccolone? Moglie focosa, marito assatanato, la quale dopo due giorni del matrimonio ci fu il funerale. A Mario sto vestito gli ovvio proprio. Niente, via. E fa bene perché il padre del sposo, dopo due giorni, per il dolore del figlio morto, è morto lui. Una carneficina, ma che te tocchi? Ma non lo so. Invece questo abito qui codesto... Questo? L'ha indossato al matrimonio Attilio Padellaro. Un bellissimo matrimonio, fortunato, perché hanno avuto 11 figli. 11 figli? 3 gemelli per 3 gemelli, più 2 figli unici, totale 11 figli. Sì, ma a noi che ce frega, scusi, eh? Perché il prezzo dell'abito è proporzionato al valore propiziatorio. Quanto? 3.000 sesterzi. Agù, namosene. Vorrà di che Mario indosserà la toga del mio matrimonio. Non so se porta fortuna, ma è gratis, che mi pare già una bella botta di culo. State zitto. Mi raccomando, Cencio, il signor Pitagora, trattalo come tratti a me. Allora l'ho tratto malissimo. Te questo parto c'ha 2 anni di conti in sospeso. Via. Sì, vabbè, ma io so io. Il signor Pitagora è un imprenditore, benestante, puntuale nei pagamenti, quindi trattamelo con i guanti, eh. Si vedrà, eh. Allora, dottor Pitagora, eh? Se ho ben capito, si sta organizzando un mega matrimonio. Che mega? Mica, una cosa modesta, umida, un matrimonio alla buona. No, lo faccia, è modesto. Ho saputo anche vengano i cronisti di Novellus Mille. Finirete su tutti i giornali. Ma chi è che le mette in giro ste voci? La signora Augusta, la sua futura consuocera. Ma da questa gallinaccia che non si fa gli affari suoi, se fa la fanatica io pago. Via, via, senta, ma questo matrimonio che lei paga, come lo vede? Come? Male, male. In che senso? Nel senso che si spende troppi soldi, mi sembra a me. Troppo sperperiuce. Lei le è un ganzo! Non dica questa parola, ci sono delle donne. No, lei la ragiona come me. Anch'io vedo sempre la fregatura in agguato. Non è che lei vuole fare la fregatura a me, eh? No, ci mancherebbe. Senti, sputa la rana, quanto mi costa a me questo rinfresco? E che ne so, dipende da quante focacce devo preparare. Totonno, già siamo 300 invitati. E quindi, due a testa,
Per 300 passa 100 focacce. Ma che scrivi, che scrivi? Che due a testa? Noi facciamo una focaccia ogni due invitate. Che stai scrivendo? Sì, e che rinfresco gli è? Via. Che rinfresco? Queste sono cose calde. E poi che fanno? Mangiano, si abboffano, si svegliano tutta sta roba e poi si sentono male e faccio una figura di un matrimonio di brutta figura. Ma stai scherzando? Ma scusi, ma gli hanno fatto il regalo? Allora vorranno qualche cosa di sostanzioso. Via. Senti. Guarda, tu che sei, dalla parte degli invitati o dalla parte mia? No, io fo' il barista. E allora, fatti il barista, forza, scrivi, forza. 300 diviso 2 fa 75. 150. Arrotondiamo a 150. Che fa 1500 sesterzi pari pari. Come? Non ho capito l'ultima domanda. 1500 sesterzi. Ah, stai scherzando? No, ne sto scherzando. Questo è il prezzo di mercato. E il prezzo del mercato lo faccio io, lo faccio. No, lei la fa il cliente. Il prezzo di mercato lo fa il mercato. Un chilo di farina costa 5 sesterzi. Con un chilo di farina si fanno 20 focacci, la quale, sommando la somma del totale, sa quanto viene? 200 sesterzi, va bene? L'affare è fatto. No, 200. Lei l'ha calcolato solamente il prezzo della farina, ma dentro le focacce ci vogliamo mettere qualche cosa? Cosa ci dobbiamo mettere? Ma c'è tanta roba, la mortadella, il salame, il salmone. Sballasti? Oh, ora ci mettiamo una bella rosa dentro la focaccia. E che ci si mette? Solo il pane? Cipolle, pane e cipolle. Focaccia alle cipolle? Io l'ho mai vista. È una novità, no? Ti fai pure pubblicità al bar. E chi sarebbe questo Fabrizio più 9? Fabrizio è il mio miglior amico. E più 9 che è il cognome? No, più 9 è la mia squadra di calcetto del circolo, bravissimi, con le riserve. Benjamin Erva, tuo donno! Ma già qua siamo arrivati a quota, 400 invitati. No, questa quota va disquotizzata, che è la legione straniera. Io più di 200 bocche non le spammo, va bene? E figurati, già qua sono le bocche degli Appio, sono più di 250. In più, giustamente, ci sono le bocche dei nostri invitati. Senti, bello, forse non ci siamo capiti, eh. Io sono qui per pagare il ristoro del matrimonio di mia figlia Concetta. Non sto organizzando la festa dei neonantri, va bene? Concetta, e se la prenda con mio padre, è lui che ha fatto gli inviti, eh. Avvocatuccio mio, io a lei le propongo una tregua. E io l'accetto con grande entusiasmo. In fondo, capo bastone siamo noi due, quindi cerchiamo di ridurre le spese il più o meno possibile, la quale queste spese sono tremende. Chi lo dice? Ma per carità, pensi che mia moglie si è fatta una tunica di seta damascata tutta intarsiata di rubini? Conoscendo le misure della mia signora, lei capisce cosa significa. Praticamente una trentina di metri quadri di stoffa, come il tendone del circo Tognius. E perché mia figlia Concetta vorrebbe fare il ricevimento al Grandotellus? Beh, ma diciamolo, sarebbe una cattiva idea, eh. Ma lei lo sa quanto costa l'affitto del salone del Grandotellus? Ma guardi, se permette, ma come interessa? Tanto il ricevimento lo paga lei. Appunto, siccome pago io al Grandotellus non si fa proprio. Ah, e allora dove festeggiamo? Al bar da Cencio. Al bar? E che serviamo? Una limonata? Esatto. Invece per i VIP c'è una bella cassonetta di alcolici. Pitagora, ma che lei sta scherzando? Io ho ospiti importanti. Giudici, costruttori, notai. Ma le pare che il matrimonio di mio figlio li invita al bar? A proposito di invitati, ma tutte queste invitate c'è lei, sono troppissime, eh. Ma che fa? Mi conta gli invitati? Ma risulta che sono più di 250. E beh? Oh, ma dobbiamo fare dei tagli. Corciufolo, mica sono il ministro del bilancio. Se c'è da tagliare, tagli lei qualche suo parente. Come? Io tagliare ospiti miei? Piuttosto mi taglio la mano io. Scusi, lei è burino. Meno amici in vita, meglio riesce alla festa. Diretta a me. Burino sarà lei. Io c'ho ospiti di una certa... la per quale, capito? Lei li conosci, la canà? Monnezzari. Sono quelli a cui ha pioppato il vestito che voleva affittare mio figlio Mario. I Laganà gestiscono nella Sicilia Sud e nella Sicilia Est più di 2500 cassonetti della spazzatura. Ha capito che ospite c'ho io? Monnezzari, mi tolga un'altra curiosità, Pitagora. Ha pensato ai musici? Non ci ho pensato, i musici, perché? Per allietare il ricevimento. No, che dobbiamo fare? Ecco, allora ci pensi ai musici. Ci penso io? Oh, sì. Io conosco le più belle canzoni del repertorio napoletano. Indifferentemente. Cosa canta? Ma sto matrimonio sta proprio a diventare pitta e fighi. Dimmi quello che vuoi. A Capri lo facciamo il viaggio di nozze? Ni. Chi è sto ni? Si va o non si va? Ma che è tutta sta fricola d'anna a Capri? Io c'ho una villa a Velletri e la metto a disposizione degli sposi. Basta e avanza. Ah, allora non si va a Capri? Lei è un pezzente. Ha parlato il console Agnellus. E tirchio che tirchio. Io ogni notte mi faccio sempre la stessa domanda, Concetta, ma perché ti sei messo con quello? Talis pater, talismano. Ma che mamma ha a me questo? Tu guarda con chi me vado a imparentare. Cesarino. Per il matrimonio di tuo figlio ho pensato di farmi fare una mini tunica che ho visto a Via Condotti da Versace, mi sta da venere.
Se passi a pagarla. Scusa, ma per chi mi avete preso? Per l'imperatore? Eh? Tu poi sei manco parente. Al matrimonio non ci vieni. Ma sono la tua amante. Degli altri, Poppea. Degli altri. Sa da quant'è che io e te non famo più niente? Eh? Da quando è cominciato sto serial? Sono 13 puntate. Sono stanco. A chi lo dici? Io sto per avere una bella crisi di nervi. Oh, il militare in confronto al matrimonio è una passeggiata di salute. Mario, lo sai che sono arrivata al punto che non dormo più la notte? Perché penso al vestito, agli invitati, al viaggio di nozze. Ecco, a quello non ci penso troppo perché mi sa che lo famo a Roma. Mio padre è imbestialito, non ci vuole da manco più un sesterzo. Uffa, ma lo sai che tuo padre lo faceva molto più generoso? Ma secondo me è l'età. È preoccupato per il futuro. Secondo me succede, chissà, forse ci succederà pure a noi. Ma quando mai? Io a nostro figlio lo sai che cosa gli faccio? Gli faccio il matrimonio più bello del mondo. Ecco, però adesso preoccupiamoci del nostro che uno basta e avanza. Mario, tu lo sai che da quando è cominciato tutto questo inferno, noi due non ci siamo più parlati. Beh, in compenso però hanno parlato gli altri per noi. Ma dai, nessuno ti ha fatto la domanda che io ti volevo fare. La risposta è sì. Ma se non sai neanche quello che ti volevo chiedere. Lo so, te la volevo fare anch'io la domanda. Ma dai, io ti volevo chiedere... Ti amo. La risposta è sì. Anche la mia risposta è sì. Da impazzire. E infatti ci stanno a far impazzire. Mario, lo sai, ti volevo chiedere... Ecco, in questo caso la risposta è no. Ma che fai, mi leggi nel pensiero? Scusa, tu non mi volevi chiedere, caro Mariuccio, ma quando torniamo dal viaggio di nozze, dove andiamo a casa? Ce l'abbiamo un appartamento? La risposta è no. Ma allora, Mario, che fine faremo? Facciamo come fanno tutti, cerchiamo una casa. Certo, cercarla è facile, ma il difficile è pagarla. Beh, ci vogliono i sesterzi. Appunto. E noi ce li abbiamo. Ma dove? Ce l'abbiamo qua. Eh? Sono 2 anni che gioco, finalmente Plutone si è accorto di noi. Ho grattato e sono usciti 3-7. Mario, è bellissimo! Abbiamo vinto 100.000 sesterzi! Con i quali ci compriamo un appartamento, 3 camere, terrazzatissimo, posto biga! Che bello! Gliel'hai detto a tuo padre? No, gli voglio fare una sorpresa. Così almeno la smette di dire che sono imbecille, no? Siamo al momento della consegna dei regali! Io c'ho i brividi! Ma che te frega, tanto il regalo mica lo fanno a te! A me le cerimonie mi emozionano sempre! A me no, guarda, li parlano dei pupazzi! Papà con quella corona in testa sembra proprio un matto. Ma come ti permetti, Luca? Cerca di avere un po' di rispetto per le tradizioni. Iside, io so già proiettato nel futuro. Voi qua per me siete tutti antichi. Figliolo, nella tradizione della famiglia romana, ti trasmetto questo dono in segno di prosperità e di buona fortuna. Ti ringrazio, papà, della tua immensa generosità. Figliola, stai dritta qui spalle, dritta qui. Nel segno della tradizione della familias romana... Ma quale romana? Messinese! Guarda, lei che te corco. Mi scusi, ti dà una colpa mia, so ragazzi. Grazie. Ti trasmetto questo dono in segno di prosperosità e di tantissima fortuna. Grazie, padre, della tua immensa generosità. Allora, li vogliamo aprirti i regali, sì o no? Ma di che tempi? Ci m'ha fatta affari tuoi! Ma bocca! Io non reggo più alla curiosità. E c'ha ragione, si dannamo con sti regali, su. Vabbè, Mario, digli che cosa ti ho regalato. Un appartamento. Avvocà! Io lo sapevo, lo sapevo! Lei è come Pavarottus, al momento dell'acuto, non delude mai. Un appartamento? Beh, ho voluto dare uno schiaffo morale, perché Cesare Appio è un padre con le palle. Concettina, avanti. Dici che cosa ti ha regalato Papuccio. E parla, figlio, lo sai che io sono ansiosa. Manco poco. Un appartamento! Bravo, Totonno! Ora siamo uno a uno. Ma chi si credevano di essere, questa famiglia Appio? Scusi, signor Pitagora, ma che se ne fanno dei 2 appartamenti? 2, 3. Come 3? Eh sì, ho vinto una cifra gratta e vince e me ne sono comprato uno pure io, papà. Che imbecille! Papà, una volta che vinco i soldi. No, che imbecille che so io, 3 appartamenti, ma è roba da matti. Cose dei turchi. Eravate 2 morti di fame, mo siete 2 palazzinari. È meglio, no? Adesso viviamo di rendita. No, se permetti di rendita, ci voglio vivere io. Eppure io. Ma che fate? Così si infrange la tradizione. Oh, qui c'è casca il malocchio addosso, eh? Ma quale malocchio? Se permetti, abbiamo risparmiato 2 appartamenti. Ma che malocchio? L'auguro fatto, gli ci ritorno indietro, giusto? Avvocato? Giustissimo. E lo sa che le dico, Sor Pitagora? A me sto matrimonio comincia a piacermi. Ah, oh. Che gli è piaciuto, il virus romano?
Oh, regà, dico, ma state sicuri che si mangia bene qui? C'è nessuno. Rana, non famo se riconosce, eh? Salve ragazzi, ho preparato il tavolo laggiù, così potete fare casino come vi pare, eh? Tra cagnotto sta amico tuo, eh? Oh, faccia mangia bene che da domani cucina mia moglie, che non è molto pratica. Ma io ho preparato una cena da dier celibato da vera paura. Che c'è fatto, cotolette da drago? Oh, io so quello che vedo fa, mica sono venuto a Roma con una tromba d'aria, eh? Ragazzi, facciamo un brindisi a sto fregnone che ha deciso di farsi incastrare. E vai, vai. Al fregnone! Fermi, fermi, fermi. Silenzio, silenzio. Ho preparato un discorso. Discorso, 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 discorso. Carissimo Mario. Grazie. Siamo qui riuniti per festeggiare il tuo addio al celibato. E non ti nascondo che l'emozione mi stringe un po' il cuore. Ammazza, che bugiardo. Oh, sono commosso, perché non si vuole? Come faccia? Commosso, lui è contento perché la festa la fa nel suo locale e ci guadagna una cifra di soldi. È vero. Vabbè, prima di abbandonarti alle gioie di matrimonio... Ma quali gioie? Si sposa con una sicula, sarà un dolore di panza, sarà un dolore. Giustissimo. Dicevo, prima di diventare marito a tutti gli effetti, a nome dei tuoi amici, per modo di dire... Mi corre l'obbligo di ricordarti quello che stai per perdere. Bravo Cencio, magari cambiassi idea. Primo, da domani tu dovrai scordarti che al mondo esistano altre donne. Tosta, eh? Dal pianeta donna al pianeta concetta. Praticamente come passare da Roma a Maccarese. Secondo, la sera invece di andare a fare il bischero a giro per locali, te ne stai a casetta tua insieme a Concetta. A lavare i piatti. No, io i piatti non li lavo. Sì. E ti illudi, caro mio, le mogli d'oggi non so più come le nostre mamme. Non gli vado a fare niente. Al marito gli tocca lavare i piatti, apparecchi a tavola, puli per terra. E poi dopo che ve nasce un figlio... Che c'entra il figlio? Farai la balia. Io? Sì. Come burine sociale. Ma ora arriviamo al punto dolente. Le donne, si sa, odiano una cosa in maniera feroce. Che? Il calcio. No, non mi toccate il calcio, eh? Ti pare che noi ti si tocca il calcio, noi? Sarà lei, la iena, a proibirti il settimo die di venire con noi allo stadio. Con le passeggiatine ai giardini imperiali, un gelatuccio e il settimo die risolto. Raga, io la balia la faccio, ma non mi dite che non posso più andare allo stadio, eh? E allora, bischero, tu puoi ancora scappare a gambe levate e restare singulus. Che ce vuoi? Domani, anziché sì, gli dite no. Scusate, raga. Sono tutto sudato, non so perché. A chi tocca non si ingrugna. Oh, sbrigati, va a prendere la sorpresa. Vado, ma secondo me quando la vede cambia idea e non si sposa più. E che sarebbe sta cosa? Ora tu lo vedi. Che ci fate voi qui? Noi stiamo festeggiando l'addio al nubilato di Concetta. E sto matto chi è? Si chiama Razzus Deganus, è un giudeo e c'ha un fisico da paura. Io mi sto a sposare una depravata che organizza i festini sui tavoli dei ristoranti. A Deganus, mettiti a sede e mangia qualcosa, che è meglio, va. Io questa sera non ho fame. E te pareva? Mario, ti prego, ascoltami, io non sapevo niente, hanno organizzato tutto loro, te lo giuro, Mario. Sai che nova c'è? Sposata a Deganus, che è meglio. Quanto sei buono! Mario, aspetta, ti prego! Ciao, Mario! Io sono il regalo di nozze tuo. Allora, che volemo fare? Mi spoglio subito oppure preferisci dopo, magari in privato, in camera mia? Questa chi è? Non lo so, chi sei? Marco! Tranquilla, dai, non ti alterare! È una sorpresa che abbiamo fatto al Mariolino! È una mia amica spiritosa, dai! Alessia, vieni a vedere una simpaticissima amica del tuo fidanzato! Ma che sta zoccola, amica tua? No, è un'amica del papi che abbiamo affittato per la serata. Dai, uno scherzo, non è mica... Uno scherzo? Tu lo chiami uno scherzo? Una con due tette così? Maia! Ah, vuoi stai un po' calma? Tu c'hai Deganus, ci ho la tettona. No, siamo uno pari. Dai. Non fate esempi calcistici. Perché lo sai benissimo che io il calcio lo odio. Eccola, che vi avevo detto? Andiamo via, portatemi a casa. Dai, e piantala! Dai, Concetta, non far la sicula. E tu sta zitto, perché io e te domani facciamo i conti.
Vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Mi spoglio oppure non se ne fa più niente? Scusi, signorina, abbia un attimo di pazienza, ecco. Noi stiamo mettendo in discussione un progetto di vita, ecco. Allora me ne vado. No, tu vai. Ferma lo spettacolo. Noi si è pagato e noi ti si può vedere nuda. Su. Che pare giusto. Nuda. Ma non avremmo sbagliato giorno. Qui non si vede nessuno. Ma quale sbagliato giorno? Il matrimonio è oggi. Solo che gli Appio sono dei gran cafoni. E mi dicono che anche la famiglia della sposa è di una burinaggine bestiale. E se sbagliano. La nostra è una famiglia di antichissime tradizioni isolane. Mi presento, Calogero Pitagora, zio della sposa. Arriva ora con la nave da Messina. Piacere, De Tassis Fabio. Sono il commercialista dell'avvocato Appio, nonché testimone dello sposo. Eccoli, sta arrivando qualcuno. Cari amici, scusate il ritardo, ma abbiamo avuto un contrattempo. Ma quale contrattempo? Perché Mario non si voleva più sposare? State zitta, sporca case. Mamma, è la verità, lui voleva mandare tutto all'aria. È stata un po' d'emozione, ma adesso tutto è risolto. Piuttosto, è arrivata la sposa? No, però è arrivato lo zio della Trinacria. Mi presento, Calogero Pitagora, arrivai ora con la nave da Messina. Ah, Mario, ma te rendi conto con chi te stai a sposare? Ah, che fai, ci metti pure te? Lo aizzi? Ma i Pitagora che fanno? È tradizione che la sposa faccia sospirare un poco il maritino. O se non arriva entro mezza clessida, io non mi sposo più, eh? Tu invece stai in religioso silenzio, perché se latte corco. Ma che me dà le pizze, che sono ragazzino? No, sei un fregnone, che è peggio. Rovinate siamo! Mia nipote punta i piedi, punta! Calma, che state a dire? Stiamo dicendo che Concettina non si vuole più sposare! Ecco, pure lei! Ma come io arrivai ora da Messina con la nave? Un viaggio terrificante! Caro Calogero, senti, ti potevi anche risparmiare di venire. Inoltre ti comunico che il tuo affettuosissimo regalo a noi ci lasciò umiliati e offesi. Che cosa ha regalato? Niente, una cassata! Anzi, una scassata! Di come è arrivata, tutta completamente sfatta! È vero, nonno? È stato il caldo. Hai capito? Lo zio si è presentato con una cassata. Noi invece, che siamo estranei, col collanone d'oro. Sei proprio un coglione, Fabio mio. Ma io sono testimone. E sei pure ladro. Con tutto quello che mi freghi sulle tasse ogni anno, altro che collana ci dovevi regalare un appartamento. Un altro. E dai. Fermi tutti. Arriva la sposa. Amina. Care amiche e amici, vicini, lontani, parenti, sono contento di questa accoglienza anche a nome della mia amata figliola. Sai che me ne fotte è mia? Senti, non parlare così. Non mi mettere le mani addosso, se no mi strappo il vestito qui davanti a tutti. E c'ha ragione, non siamo mica due bambini. Poi ci dobbiamo sposare noi. Io con te non mi sposo. No, sono io che non mi sposo con te. Anna, va bene, ma che stiamo a scherzare? Qui siamo tutti in ballo e mo balliamo. Ah, io adoro le tarantelle nuziali. Se non ci scassaramo, ce leva sti mani su per stare rompendo la testa. Sentite, venite con me. Adesso voi rimanete un momento soli. Parlate, vi chiarire tutto quello che c'è da chiarire, poi ce lo fate sapere. Tutto questo molto stringato, perché a me mi fanno male i piedi, va bene? Ecco. Cioè, saremo solo due creature. Beh, che demo fa? Non saccio. Qua se non ci sposiamo scoppiano le guerre puniche. Mio padre si taglia le vene. Il mio è biancoccolone. Pensa, anziché un matrimonio ci saranno due funerali. Oh, sembra il titolo di una commedia. Un matrimonio e due funerali. A domanda rispondi. Appio Mario, ami Pitagora Concetta? Sì, moltissimo. E allora perché la sera prima di convogliare a queste tanto sospirate nozze ti facesti trovare in allegra compagnia di una donnaccia dai facili costumi? Ma che parli come un questurino? A domanda rispondi. Il sottoscritto fu imbrogliato da un gruppo di amici e si ritiene estraneo dai fatti. In poche parole, la Bonona non fu né desiderata, né concupita, né sfiorata, neanche con un dito dal sottoscritto me medesimo, Mario Appio, in fede. Amore, ti perdono. Passate la tempesta, oda ugelli far festa. Ma che sei messa a far poeta? Ma è venuta così, perché che è brutta? Modesta. Adesso te faccio io un paio di domande. Che ci facevi te con quel torso che ballava nudo sul tavolo? Nulla so di lui. Fui tradita dalle mie migliori amiche. Concetta, esplica il concetto, Concè. Non lo desiderai, non lo concupì. Non lo sfiorai nemmeno con il pensiero. Vabbè, te perdono. Illumino d'immenso! E chi è sta cosa? Non lo so, è venuta pure a me così. Brutta? Penosa.
trovato, la prima fetta è per lei. Grazie, Ceccio. Ma che è sta torta? Che c'è? Buona, compare, questa è fatta con le cipolle, buonissima. Ma che la torta nuziale si fa che le cipolle? In provincia di Messina sì, guardi che io ho copiato un'antica ricetta di una mia antica zia, va bene? Veramente noi eravamo indecisi con quella all'aglio. Stattene zitta tu. Matrimonio alla pecorara. Avvocato, c'è la crisi, mi sembrava una cosa orribile buttare via i soldi in quel modo come i cafoni arricchiti, un insulto alla ricchezza. Senta, io già gliel'avevo detto che avrebbe organizzato un matrimonio pizza e figli. Comunque, senza offesa, meglio i fighi delle cipolle. Gusti? I suoi. A proposito di comare, sì? Vuole una bella fettina? Delicatissima. Può venire con me un attimo, per favore, scusate. Non capiscono niente. E che c'è poca cipolla? Ma non hai vista come si è acconciata la segretaria tua? Pare inviato se di caracalla. Oh, io che ce posso fare se questa si veste da mignotta? Avvocato? Ha visto? Mi sono messo il vestito che lei mi ha regalato per Lady di marzo. Ah, gli ha pure regalato te? Io? Ma manco per il ciuffolo. Io ho dato la tredicesima alla signorina per Lady e lei il vestito si è comprato da sola. Vero, signorina Poppea? Beh sì, mi sono comprata questo vestitino ad hoc per il matrimonio. Proprio ad hoc? Per matrimonio di chi? No, quello di mio figlio, quello di Messalina. Mi sembra troppo esagerato, signora Appio. No, no, è perfetto. Solo che io una cosa del genere non me la metterebbe mai. Meno male. Eh? Male, no? Ah. Quando dentro a sto vestito. Ah. Avvocato, due parole in privato. Eccomi Giulio, sono subito da te. Scusate un attimo, eh. Mi hai dato una servata, mi stavano a fare terzo grado. Cesare, io non ti voglio rovinare la cerimonia, ma sono venuto a conoscenza di un fatto che mi ha bloccato la digestione. Cioè, ce l'ho qui sul gozzo, sta torta. Ma non me ne parla, la torta alla cipolla non si è mai vista, pure io ho lo smottamento alle budella, guarda. E che te? Comunque la torta ha il suo perché, ma io mi riferisco soprattutto a queste due sime di rapa. Papà, senti, non cagità, Che è successo? Che è successo? È successo il patatrac. In che senso? Nel senso del patatrac o un baradan, se preferisci. Mario e Concetta si sono già lasciati. No, vedi, questo potrebbe essere l'ambaradan, parte seconda. Io mi riferisco a un fatto di emergenza. Fabi, senti, perché non ti prendi una coppa di spumante? Sì, te spuma. Te pare che Pitagora con la torta di cipolle ha previsto lo spumante? Oh, insomma, basta, Cesareno, con le chiacchiere, basta. Io sono qui, oggi, in veste ufficiale, a chiedere la mano di tua figlia. Vuoi sposare mia figlia? Ma no, non lui, io. Ah. Oh! Ma Alessia è ancora una bambina. Era una bambina. Adesso anche lei ha saltato il fosso. Tac! Che hai fatto? Papà, insomma, io e Marco aspettiamo un bambino. Oddio, il cocolo. Non fare così! Non fare così, Cesarino! Cesare, non far così che me lo fai venire anche a me. Mangia un po' di torta, assaggia la torta. Infatti. No, papà, ti prego, non fa così. Lo chiamiamo Cesare come te, eh. Che trambata tremenda. Una nuora siciliana in genere milanese. No, no. Ma non fare il tragico, smettila. In fondo cosa vuoi che sia? Vedrai che il piccolo Ambrogio sarà una meraviglia. Ma se doveva chiamare Cesare? Non lo so, mettetevi d'accordo. Senti, Giulio, io so buono e caro, ma sulla faccenda del nome non transigo. Mio nipote non si può chiamare Ambrogio. Ho capito, ma guarda che è una bella pretesa, eh. Allora il mio come dovrebbe chiamarsi? Cesare? È il minimo. Potremmo chiamarlo Giovanottus come il cantante, eh? Gagliardo! Speriamo che sia femmina. Presto, venite! Che vi faccio vedere la mia ultima invenzione! Il piccolo stregone. Io non sono uno stregone, sono un genio. La Sonia e Taganti, eh? Papà, ho inventato una roba che se ci dice bene diventiamo come Creso. Miliardari in sesterzi. E che sarebbe questa invenzione? Lo vedi sto vetro? Ci posso fissare le immagini e riprodurle su una pergamena. Che vuol dire? Vuol dire che posso fotografare la vita. E poi? È come fare un ritratto, ma non finto. Vero. Finto. Senta maestro, se continua ancora a prendermi in giro, ti ammollo un bel carcione nel di dietro. Lento pede. Sta buono con i piedi, buono.
Papà, ma questo ruga! Ammazza come ruga! Avvocato, Alessia! Venite a farmi la foto di famiglia! Andiamo, va! Vediamo anche noi! Che c'entrate voi? Scusa, non siamo mica quasi parenti! Prima aspettiamo almeno 9 mesi! 4? Cioè, vuoi dire che Ambrogio, cioè Cesare, nasce prima del nipotino regolare di Mario e Concetta? Me sa di sì. Au? Che significa au? Significa au? Significa che domani mattina vi dovete sposare pure voi, se no sai che è sputtanamento. E andiamo a fare questa foto di famiglia, va? Forza, sbrigate, va! No, scusa, no, no, ma che ci azzeccano queste due qua, scusa? Poi Africa, cerca di star calmo, per piacere. Il milanese c'entra sempre, è alla grande. State zitto, pinguino, ci azzeccano, Pitagora, ci azzeccano in pieno. Non mi interessa. Ma che c'entrano sti due con noi, coi fatti nostri? Ma non ti preoccupare, goditi sto primo matrimonio. Perché primo? Ce n'è un altro? Chi si sposa? Iside, te sposi te? Ecco, Iside, vieni a fare la foto pure tu, vieni bella, io? Mamma mia, che emozione! Calate, 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 calate! Tutti fermi e sorridete! Oh, quanto dobbiamo stare fermi così, che ho i piedi gonfici, eh? Una clessidra abbondante, se ho calcolato bene, è giusto il tempo d'esposizione. Permette una parola, maestro? Ma non lo vede che sono occupato. Mi chiamo Kodakus, vorrei farle una proposta. Mi interessa moltissimo acquistare questo suo nuovo brevetto. No, che succede adesso? Un nonno sballato, mamma mia! Che è un terrorista! Guardate! Guardate! Questa invenzione! Io regalo di notte! Battus, non piale! Hai capito, Mario? Battus non erano i soldi, erano i trick e track. Eppure meglio, se me ne sta un battuto. E non cominciare col calcio, Luca, fammelo, buttamelo via. Certo, maestro. Fermo! Immobile! Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Poppea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti, sprave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Ben-Hur, hello Ben-Hur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio Marco 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga.